Bonjour mia family, come al solito filmo da appena svegliata letteralmente, cioè io mi metto la vestaglia ed inizio a filmare, quindi non fate caso alla faccia. Qui dietro c'era, lo sentivo, ah, è andato sulla finestra. Ciao gatto Denver! Ciao caro Denver, sì. Lui la mattina si mette lì, lo sapete, ve l'ho detto, guarda gli uccellini e parla alle cornacchie. E gli uccellini non se lo cagano di striscio. È molto interessante vedere ciò ogni mattina. Comunque, adesso sono al computer, mi metto a rispondere a qualche email perché sono un po' indietro con le email, quindi capita purtroppo praticamente ogni giorno che io non riesca a rispondere a tutte quante, quindi adesso mi metterò a rispondere a qualche email e dopodiché avremo delle faccende domestiche da fare oggi e poi mi vedo con una mia amica. Quindi questo è il da farsi per oggi. In realtà volevo filmare un video haul, ragazzi, perché ho un sacco di roba da farvi vedere. Guardate qua. Ebbene sì, ho fatto di nuovo danni da Chanel quando sono stata a Parigi. Sì! E ho anche tante altre cosine che ho preso a Disneyland, sempre appunto Parigi, da farvi vedere. Però penso che questo video lo filmerò a questo punto, visto che oggi è giovedì, venerdì, sabato non filmo, quindi questo video lo filmerò domenica, andrà poi online lunedì il nuovo video haul. Oggi volevo stare un po' con voi e filmare un vlog, anche se ne ho fatti negli ultimi giorni, ma voglio anche parlare con voi di qualche cosina e quindi. E tra l'altro tra un po' mi preparo, prima che arrivi la mia amica, e filmerò anche un video per il mio canale che voglio vada online oggi, subitissimo. Quindi sì, questo è quanto adesso. Sono al computer e tra l'altro mi fa così strano vedere la tastiera nera. Vorrei comprare un copritastiera rosa, ma mi sono sempre trovata abbastanza male, sia con gli sticker che poi sono un casino sia da attaccare che da togliere, poi ti lasciano tutta la colla, che con quei copritastiera in plastica, perché dopo un po' si sformano e tipo quando digiti si muovono e sono super super fastidiosi. Boh, non lo so. Che cosa mi consigliate voi magari? Fatemi sapere se avete qualche consiglio, se c'è qualche altro modo di rendere la tastiera rosa. Perché questo voglio far rendere la tastiera rosa senza avere appunto quei cosi di silicone e plastica che sono veramente fastidiosi. E basta, questo è quanto. Sto indossando super vestaglietta calda, che poi mi ha fatto ridere perché avete ragione, nella morning routine che ho fatto, cioè si vede che dormo con t-shirt e pantaloncini corti e poi metto la vestaglia e dico che sono freddolosa. È vero, è vero. Mi dite, ma come fai a dire che sei freddoloso se poi dormi con la maglietta e i pantaloncini corti? Il fatto è, ma ne avevo parlato, mi sa, in un video, il fatto è che io non riesco, cioè non so perché, ma è così da sempre, da quando sono piccola. Io. Ah, aspettate, ok. Ho aumentato un po' la luminosità perché qua dentro è buio. E io non riesco fin da piccola a dormire con i pantaloni lunghi e le maniche lunghe perché mi danno un fastidio. Cioè, quando dormo poi si raggruppano in su e mi sveglio. Cioè, non lo so, mi dà troppo fastidio. Quindi possono esserci anche meno 30 gradi. Io comunque dormo con le maniche corte e i pantaloncini corti o addirittura solo con una t-shirt. Cioè, non ce la posso fare, non so perché, ma sono l'unica, non conosco nessuno che abbia questa stessa cosa. Però è proprio per questo, anche se ho super super freddo, magari metto 30 coperte, piumone, scaldaletto, 100 miliardi di cose, però devo sempre essere con maniche corte e con pantaloni corti, se no non dormo, mi sistemo tutto il tempo perché si raggruppa su, mi dà un fastidio. Stessa cosa le calze, io non ho mai dormito e mai potrò dormire con le calze. Cioè, se voi ci riuscite, beati voi, perché me lo state a calduccio, ma io non ce la posso fare. Questo è il fatto. Quindi sono freddolosa, sì, ma non riesco a stare con troppa roba sotto le coperte, mi dà fastidio. Vabbè, dopo questa spiegazione molto interessante per voi, rispondo alle email e poi inizio a fare le faccende domestiche. Ok, ho risposto a 500 miliardi di mail, nel frattempo me ne arrivavano altre, quindi ci ho messo veramente tantissimo. Comunque, a questo punto forse è il caso che io mangi qualcosa prima di iniziare le faccende domestiche, perché ho talmente tante lavatrici da fare che anche qui ci metterò davvero tanto. E andiamo a vedere che cosa posso fare per colazione. Ieri ho preso le fragole che arrivavano dall'Italia, non so come, non so da dove. Sì, quindi vorrei fare un frullato con le fragole, anche perché la mandorla, tadà! Anche perché non so quanto potranno durare, sinceramente. Aggiungiamoci anche questi mirtilli, così li finisco. Sono Ribes, io non lo so mai. Sono tipo 7 anni che faccio colazioni con mirtilli o Ribes e non so mai se chiamarli mirtilli o Ribes. Comunque, poi yogurt greco,
La conoscete la mia colazione, spesso è così, non sempre, se mi ricordo di comprare la frutta è così. E farò fragole, appunto frutta non identificata, con lo yogurt greco, solo un goccio di latte di mandorla, un po' d'acqua anche, e mixo il tutto nel frullatore e faccio un frullato. Ok, ho lavato la frutta. Sì, Gatto Denver, ho capito, tu sei sempre il protagonista di tutti i video, sei il più importante, il canale è solo tuo, dovrei chiamarlo Gatto Denver. Che poi tutti mi dicono gatto, ma non con due, lo metti con una T, si dice gatto. Sì, lo so, ma il intestino è gatto e lui è Gatto Denver. Esattamente, vedete come risponde? Comunque, lanciata la frutta, sigla e basta, e santi Dio. Allora, frutta e yogurt greco, adesso aggiungo un po' di latte di mandorla, che in realtà bisogna agitare, ho imparato. Ok, però la scadenza di questo latte di mandorla, cioè no latte di mandorla, bevanda di mandorla, che adesso non si può più chiamare latte, è a luglio 2019, il che mi preoccupa, nel senso mi fa pensare che ci siano davvero un sacco di conservanti. Comunque. Voilà, forse ne ho messo un po' troppo, quindi eviteremo l'acqua, altrimenti viene davvero troppo acquoso. Voilà, possiamo mettere questo via. Tac. E adesso frulliamo il tutto, ragazzi. Un profumo spettacolare, ragazzi. Non è venuto tanto denso come piace a me, ma direi che non è male, almeno dal profumo. Colazione pronta. Cin cin, super salutare, multivitaminica e buona. E Gatto Denver a prova. Gatto Denver, dove sei? Non si sa. Da qualche parte e grida, solito Gatto Denver. Dove sei? Ali? E cosa fai? Parli agli uccellini? Che bravo, amore mio. Che bravo, che bravo. Bravo, amore mio. Bravissimo. È paradisiaco, ragazzi. Super, super buono. Mamma mia, quanto mi mancano i miei frullati quando non ho frutta. Non ho latte, praticamente non ho niente. Cioè, ho sempre il frigo vuoto, a dire la verità. Però, da quando sono single. Però devo dire che non è niente, niente male. Mi sono mancati ed è paradisiaco. Vorrei farvi sentire il profumo di fragole fresche. Top. E poi da oggi ricomincio, sì, finalmente con le vitamine per capelli, che hanno fatto davvero la differenza, assieme alla cheratina, gli impacchi che faccio, lo sapete, per i miei capelli. E mi chiedete in tantissimi come mai sembrano più folti, sembrano più sani, eccetera. Ebbene, è una combinazione tra integratori e cheratina che fa. Allora, gli integratori ovviamente sono quotidiani, mentre la cheratina, lo sapete, la faccio circa ogni 2-3 mesi, in linea generale dopo che ho fatto i colpi di sole, perché di solito mi seccano abbastanza il capello, quindi non appena li rifaccio, rifarò anche la cheratina. Ma è anche molto molto importante prendere gli integratori, e ho iniziato a prenderli da quando ho tolto l'extension, quindi era tipo ormai oltre un anno fa, ed è stato Gora, il mio parrucchiere, a dirmi: guarda che hai veramente bisogno di integratori, perché dopo l'extension, che comunque irrimediabilmente ti, non voglio dire che ti rovinano il capello, ma te lo indeboliscono molto, perché comunque hai queste ciocche super super pesanti, lunghe, che stanno attaccate sui tuoi capelli, e quindi è ovviamente uno stress per il capello, visto che sta anche all'attaccatura, all'extension. E quindi da oggi finalmente ricomincio, perché mi sono arrivate, ragazze. Allora, ho provato un sacco di tipi diversi di integratori per i capelli e onestamente funzionano tutti. Il fatto è che la stragrande maggioranza di integratori per capelli sono tipo in pasticche e hanno un gusto, un sapore schifoso, ok? Invece quelli di cui io sono innamorata, ma perché sono golosa e perché mi piacciono un sacco le caramelle gommose, sono questi. E sono, in realtà ve li ho già fatti vedere in diversi video, perché li ho, penso di aver finito 3 barattoli di questi, non vedevo l'ora che mi arrivassero di nuovo. E sono loro, sono gli Hair Care Panda. La confezione è fichissima, ma ragazzi, il prodotto in sé è fichissimo, perché vabbè, probabilmente già le conoscete perché le ho fatte vedere. Tra l'altro ho dovuto accendere la lucina qua, perché nonostante sia mattino è buio praticamente qua dentro. Comunque, queste sono, anzi devo aprirle, ma guardate che pacchetto fichissimo mi hanno spedito. Allora, ci sono loro, queste sono le Hair Care Panda, che adesso vi farò vedere. Sono appunto caramelle, cioè io le chiamo caramelle gommose, in realtà sono integratori che sembrano caramelle gommose e hanno il
mi sa il 5000% di biotina. La biotina è la vitamina che fa bene al capello, ok? E queste hanno la dose massima giornaliera, quindi più di così bene al capello non si può fare. Cioè questa è proprio la dose top, strong per i capelli, e fidatevi che se le prendete per a lungo termine, ovviamente se le prendete per 3 giorni non vi fa niente, però se le prendete a lungo termine, ragazzi, io la differenza l'ho vista, ed è stato il mio parrucchiere anche a dirmi che ha visto la differenza, quindi sono molto contenta. Adesso le aprirò così ve le farò vedere, perché non vedo l'ora di prenderle. In realtà a volte supero la dose consigliata, cosa che non bisogna fare, ma sono troppo buone. Poi mi hanno mandato anche il travel pack, che io ho già aperto e mi sono già mangiata 2 di queste, che in realtà però è molto molto utile avere quando si viaggia, perché non posso portarmi tutto il barattolone. E poi mi hanno spedito queste caramelline a forma di panda, che carine! E poi ci sono tutti gli adesivi. No, vabbè. Il brand mi piace un sacco. E poi mi hanno spedito... Cos'è? No! È tipo uno zainetto. No, vabbè. Apriamolo assieme e vediamo. Che figata. No, vabbè, fantastico. È proprio una borsetta con il panda e i cuoricini. So pan delicious. E queste sono... io le chiamo caramelle, ma appunto sono gli integratori. Che figata, sì. Poi vabbè, io adoro il rosa, quindi insomma si sapeva. E queste sono loro, le ho scartate. Adesso ve le faccio vedere e le prenderò in diretta con voi, perché le prendo sempre dopo aver fatto colazione a stomaco pieno. Eccole qua, queste sono loro. Sono integratori per capelli fortissimi, perché appunto ti danno il massimo di biotina al giorno, ma sembrano in tutto e per tutto, sia a vedersi che nel gusto, caramelle gommose. Sono buonissime, e tra l'altro sono anche vegane, quindi vanno bene anche per chi è vegano, perché non hanno nessun tipo di origine animale all'interno. Faccio vedere in diretta. Ta-da, ta-da. Devo prenderne 2 al giorno e le prendo subito una dopo l'altra, perché sono troppo buone. E appunto vanno masticate molto molto bene, perché la vitamina venga assorbita bene. Sono troppo buone, mamma mia, sono troppo golosa. Altra nota interessante, peraltro, sono, oltre ad essere vegane, sono cruelty free, gluten free, senza lattosio, e ovviamente vanno bene per tutti i tipi di capelli. E adesso prenderò la seconda. Gnam. Ed eccomi qua a fare lavatrici. Tanta tanta roba da lavare. E soprattutto, mentre faccio lavatrici, guardo un video di Jenna Marbles. Lei mi fa impazzire, e qualsiasi video faccia io lo guardo. Cioè, questo per esempio si chiama tagliare sapone mentre il mio cane indossa una dolce vita, e io ovviamente ci clicco subito. Fantastico. Comunque direi che è meglio portarsi avanti qua, perché sembra si esploda una bomba. Sono mai a fuoco. Sono fuoco. Non sono fuoco. Sono fuoco. Non so. Sono fuoco. Finite le faccende domestiche e adesso mi metto al trucco, perché voglio filmare. Voglio, veramente parlo in tristino. Voglio filmare un video. Nel frattempo ascolto i Green Day, che non posso mettere mentre parlo con voi, perché altrimenti copyright, succede un casino qua con i video di YouTube. Se metti 2 secondi di canzone, copyright! Ah, non l'avessi mai fatto. Quindi adesso, appena spengo la videocamera, mamma mia, devo assolutamente sistemare anche i capelli, che sono un disastro. Cioè, ma veramente, ma perché sembro sempre... Cioè, che poi non un frutto a caso, proprio un ananas. Comunque adesso mi metterò il trucco e poi... Gatto Denver, come al solito, mi segue. Ok, trucco fatto. Ho finito anche di filmare il video chiacchiericcio che volevo filmare, e lo monterò subito e lo caricherò anche subito, perché non ho preparato ieri un video per oggi, quindi voglio che vada online subito, perché non voglio saltare assolutamente un'altra giornata di video, che già questa settimana ne ho saltato uno e mi sono sentita super in colpa. E dopodiché invece dovrebbe arrivare la mia amica Giulia, penso che andremo appunto a fare un giretto eccetera. Penso ci sia anche la bimba, che sono sempre contenta di rivedere, io l'adoro, è bellissima, mamma mia. Ecco. Ciao Fichizza, beh, mondale a me che sgori. Ciao Fichizza, sono arrivate. Ciao Giulia. Ciao. Keira, Iana Keira, ciao, Iana Keira, ciao. E nel frattempo mi sono arrivati anche tutti questi pacchi, che adesso andremo ad aprire, vediamo, scopriremo cosa c'è. Giulia è molto contenta, le piace tanto quando devo aprire i pacchi. I regalini. Nicola l'opera. Ormai sono esperta nell'aprire i pacchi, non è vero, mi faccio sempre male. Come ti fai male? A volte con le forbici.
No. Sì, infatti ho queste che dovrebbero essere per bambini. Fantastico. Fantastico. Allora. Ah, allora, primo pacco pupa. Oh là là. Pupa ha sempre un sacco di packaging, cioè, guardate che roba. Sono un sacco di trucchi della collezione Rock and Rose. Wow, carino però il packaging, molto natalizio. Ok, primo pacco questo e questo dopo. Ta. Secondo pacco. Aiuto. Sai che questo l'ho capovolto ed è sotto sopra, infatti aiuto. Beh, ci arrangiamo. C'è una scatola nera molto misteriosa, ragazzi. Oddio. Adesso andiamo a vedere. Cosa ci sarà mai in questa scatola? Non credo di aver fatto shopping io. Oh! Non ci posso credere. Ragazzi, mi è arrivato il nuovo Clarisonic. Che il modello che ho io è tipo del 2010, non sto scherzando. Fa che sia rosa, fa che sia rosa. Vai! Ok, fantastico. No, perché quello che ho è di un verde khaki orribile. Un verde khaki. Poi sono arrivate nuove cosine da Kiehl's. Questo so chi me l'ha mandato, questa Jenny di Urban Decay. Molto interessante, eh? Questa crema specialmente, non la conoscevo. E poi mi sono arrivate delle cosine da Urban Decay. Il Long Lasting Makeup Setting Spray che uso sempre, ogni giorno. Anche oggi l'ho usato per fissare il trucco. Poi nuovo Perversion mascara. Eyeshadow Primer Potion, sono praticamente i prodotti che uso sempre, e questo sarà Back Talk, esattamente. Nuovo rossetto Back Talk, questi sono i miei preferiti e Jenny, che me li ha spediti, lo sa bene e mi ha mandato dei backup, quindi grazie, grazie. Yay! Sono molto contenta per il Clarisonic, perché appunto la versione che ho io è stravecchia e nel frattempo Clarisonic è cambiato tantissimo. Poi, oh oh, qualcuno ha preso il mio cellulare. Addirittura. Ok. Poi, devo dire che i bambini sono molto più tecnologici di noi. Sempre di più. Quando eravamo piccoli non capivamo niente. Ok. Sempre di più. Quindi, poi... capisco perché ti fai male. Semplicemente le unghie passano. C'è un regalo per Natale per Nicola, una taglierina per aprire meglio i pacchi. Ma guarda che davvero mi serve. Ok. Ah, ok. Nuovo pacchetto da Fitolierac Joae, che io non so pronunciare. Comunque sono sempre prodotti molto molto buoni. Spero siano per capelli, perché ho bisogno di maschere per capelli. Poi. Da chiedersi come mai io ho sempre un sacco di scatoloni da buttare via, eh? Non so come mai, che strano. Poi vediamo, questo è piccolo. Oh la la. Che tra l'altro l'ho appena regalato a Giulia, il Dior. E poi... Dior Rouge Midnight Wish, che figata, oh mio Dio. E poi ci sono tutte le specifiche. Infatti volevo dire, pacchetto piccolo non necessariamente sarà meno importante. E nelle botte piccole c'è il vino buono, esatto. No? Esatto. Mi sono già fatta male? Probabilmente sì. Oddio. Wow. Ah, bellissimo. Però. No, vabbè. Packaging notevole. Cosa sono? Tutti mini rossetti? No, vabbè. Sì, sono tutti rossetti, neanche tanto mini, sinceramente. Il packaging sembra mini in confronto con gli altri. Che vedi, questo è quello classico. Però in realtà sono anche molto molto belli. No, vabbè, fantastico. Oggi è Natale per me. Siamo venuti in gelateria e in realtà non abbiamo preso nulla, infatti. Allora, lei ha preso un panino con... Dovete sapere che io... Sì, speriamo. E io ho preso tè. E questo dovrebbe essere buono, infuso di lampone di bosco, spero sia buono. E poi ho preso anche un dolcetto che si chiama brasiliano.
Sì, brasiliano col cioccolato. Ok, sono tornata a casuccia. Ormai tutta la fila dei vlog sono io che dico: sono tornata a casuccia, sono stanca morta, mi butto sul letto. Praticamente la vecchiaia, ragazzi, la vecchiaia non è una bella cosa. No, comunque, a parte questo, poi ci ha raggiunto anche Elia, che è il marito di Giulia e il papà di Keira, e sono andata a casa loro, siamo stati insieme, solo che mi seccava filmare tanto, perché loro comunque non vogliono che la bimba sia su internet, quindi non è facile quando sono con loro, quindi praticamente adesso è tardi, ma ho saltato un bel pezzo di serata, quindi scusatemi. Comunque sono sempre contenta quando sono con loro, mi diverto, poi con la bimba mi diverto tantissimo, è bellissimo, mi dà la mano, viene, mi abbraccia, la porto in giro, fantastico. Comunque volevo un attimino, perché in realtà il discorso che volevo fare oggi poi alla fine non l'ho fatto, volevo parlare un po' delle collaborazioni, delle sponsorizzazioni sul mio canale eccetera, perché vedo che a volte mi viene detto: ah beh sì, tu questo prodotto lo pubblicizzi, quindi è ovvio che dici che ti piace, no? Ah sì, perché ti pagano, e quindi allora è il mio lavoro, quindi questo è parte di quello che faccio, non solo, ma è parte di quello che faccio. Però dovete sapere, e già ne avevo parlato di questo, ma magari anni fa, quindi so che molti non lo sanno, perché non mi ricordo nemmeno in quale video l'avessi menzionata questa cosa, però ragazzi, quando io decido le collaborazioni, cioè io ricevo un sacco di richieste di collaborazione da parte di tantissimi marchi, brand diversi, di diverse categorie di prodotto. Poi faccio una scrematura, provo i prodotti o i brand che comunque già conosco, perché spesso sono brand e prodotti che già conosco, e solo dopo decido se io con quel marchio o con quel prodotto ci voglio lavorare oppure no. E quindi i prodotti che io sponsorizzo, che di cui vi parlo, sono quelli che io ho deciso di proseguire, che io ho deciso di accettare, ok? Cioè sono le collaborazioni, allora, scusate, le collaborazioni che voi vedete sono quelle che io ho deciso di accettare, ma ci sono tantissime altre collaborazioni che io rifiuto, o perché non mi sono trovata bene con il marchio, o perché non mi piace il prodotto, o perché l'ho provato e non mi è piaciuto, svariati motivi, ok? Però tenete sempre sempre a mente che i brand che vedete con i quali lavoro sono quelli con cui io ho accettato di lavorare, ma ci sono tantissimi altri brand con cui io non accetto di lavorare, appunto per un motivo o per l'altro. Quindi non è giusto dire, cioè posso capire che si possa pensare, però non è giusto dire: ah beh, con questo brand ci lavori, quindi è ovvio che dici che ti piace. No, perché io, se una cosa non mi piace, io non accetto la collaborazione, non l'ho mai fatto, mai lo farò. E quindi quando voi mi vedete parlare, che ne so, delle jewel candle, delle candele con i gioielli all'interno, è perché onestamente mi piacciono e sono tutto cose, tutti i brand con cui io lavoro, tutti i prodotti che io sponsorizzo sono tutto prodotti che io uso nella mia vita quotidiana. Per esempio Foreo, il Luna 2 di Foreo io lo uso quotidianamente da quando è uscito, praticamente da un sacco di anni, e avevo lavorato con loro ma tipo nel 2014 mi sa, quando ero ancora ad Amsterdam, e adesso ho ricominciato la collaborazione con loro, ma in tutti questi 4 anni io ho continuato ad usare i loro prodotti perché mi piacciono tanto, mi ci trovo bene, è per questo che io accetto la collaborazione. Per esempio Oral-B, anche lì ho ricevuto un sacco di critiche, però io uso lo spazzolino elettrico Oral-B da sempre, perché mi è stato consigliato dal mio igienista, quindi non è che accetto la collaborazione perché voglio lavorare con loro solo perché mi interessa la remunerazione, a me interessa anche la mia immagine, nel senso che non sponsorizzerei mai un prodotto che non mi piace onestamente, perché so che poi il pubblico se ne accorge e ci fai una brutta figura. Oltretutto mi piace anche essere onesta, voglio dire, perché insomma, no, non prenderei in giro i miei follower. Quindi Oral-B è la stessa identica cosa, ad esempio il filo interdentale che ho è Oral-B, ma non perché me l'hanno spedito, perché proprio è Oral-B. Lo spazzolino che avevo, che adesso loro mi hanno spedito l'ultimo modello, io avevo il modello prima, ma era sempre Oral-B, ragazzi, ok? Quindi ci tengo a specificare queste cose, perché molto spesso non passa il messaggio, no? Voi vedete che io sponsorizzo dei prodotti, dei brand,
ma non sapete che io tante sponsorizzazioni le ho rifiutate perché i prodotti non mi piacevano, tanti brand li ho rifiutati perché non mi piaceva il marchio, ok? Quindi sappiate che i prodotti di cui io vi parlo è perché mi piacciono onestamente, così come gli orologi Daniel Wellington, per esempio. Io, cioè, ah no, l'ho tolto, lo stavo indossando prima, poi ho cambiato i gioielli d'argento, sono passata a dorati oggi, così ogni tanto cambio. Però oggi stavo indossando il bracciale Daniel Wellington che mi è stato inviato per la collaborazione, ma perché mi piace, non so, cioè non li indosso solo perché li sponsorizzo, ma prima di scegliere una sponsorizzazione valuto il brand, vedo i prodotti, vedo le cosine e poi decido se sì o no. Quando è no, voi non le vedete, ma ci sono anche le sponsorizzazioni che io rifiuto. Mi è successo per esempio anni fa con, forse è meglio che non dica il nome, non so perché, boh, mi viene sempre il dubbio se posso o no. Comunque, un noto, super noto brand di calzature e abbigliamento sportivo, io avevo rifiutato perché all'epoca non indossavo sneakers. E, cioè, tutti mi hanno detto, ma sei pazza? Il fatto è che io non indossavo sneakers in quel periodo. Se io mi fossi messa a pubblicizzare, ok, a sponsorizzare un paio di sneakers, sarebbe stata la cosa meno naturale del mondo e più finta del mondo, e ho rifiutato, nonostante il pagamento fosse buono, molto buono, nonostante sia un brand che mi avrebbe aperto tantissime altre porte, ma io ho rifiutato perché secondo me non era una cosa onesta. Stessa cosa quando mi sono state proposte mi è stato proposto di sponsorizzare le ciglia finte fatte di pelo di visone, ok? Stessa cosa, non mi trovavo tanto d'accordo perché secondo me si possono usare ciglia finte sintetiche, non per forza di pelo di visone, e quindi io ho rifiutato. Poi ho visto che tante altre youtuber, per esempio, hanno accettato, e non mi riferisco solo a youtuber italiane, è tanto perché quando dico youtuber tutti pensano alla community italiana, io invece molto spesso invece parlo di youtuber internazionali, ragazzi, perché non c'è solo l'Italia, eh. Stessa cosa quando ho fatto il video le mie unpopular opinions, anche lì ho parlato di youtuber, ma parlavo di youtuber americane soprattutto, e in quel caso australiane, se vi devo proprio dire la verità, sicuramente non delle italiane, perché nei viaggi che faccio mi capita più spesso di vedere youtuber internazionali che italiane, ok? Piccola parentesi, tanto per però appunto questo per dirvi, per farvi degli esempi e per dirvi che se le collaborazioni le accetto è perché penso si sia capito a questo punto, per esempio con Stroili o con L'Occitane, sono tutti prodotti che io amo da sempre, per non parlare di Benefit, di Too Faced, di Urban Decay. Ragazzi, io questi marchi li compravo con le paghette quando ero studentessa e non avevo tipo un euro, e mi ricordo che salvavo tutte le paghette che mi dava mia mamma per potermi, mi prendevo da Sephora sempre il catalogo della Benefit, per esempio, mi ricordo ancora, mamma mia, i prodotti erano tutti diversi all'epoca, nomi diversi, tutto diverso, e mi prendevo il catalogo Benefit e sognavo, e poi mi mettevo da parte le paghette per potermi prendere un prodotto, ragazzi. Quindi potete immaginare che adesso io con questi brand ci lavoro, ma il mio entusiasmo è proprio perché io da consumatrice sono passata a lavorare con questi brand, e per prima a me non sembra vero, perché è un sogno che si realizza. Appunto, stessa cosa Too Faced, stessa cosa L'Oreal, stessa cosa Urban Decay, Givenchy, Dior, ok? Quindi non sponsorizzerei mai brand con cui non mi trovo bene e prodotti che io non uso nella vita quotidiana. Basta pensare ai quadri di disegno che mi piacciono tantissimo, basta pensare al robot aspirapolvere, quello automatico che se ne va in giro, l'iLife, che io uso quotidianamente per casa mia perché mi trovo benissimo, la lavatrice LG, ok, adesso vi sto facendo proprio tutta una carrellata, io la adoro perché posso fare due lavatrici al contempo, cioè allo stesso tempo, mi salva un sacco di tempo ed è pazzesca. Quindi ok, sappiate questo, e penso, anzi sono sicura che valga lo stesso anche per tantissimi altri youtuber, almeno per quelli più conosciuti. Viene fatta una grossa scrematura, ragazzi, e molte collaborazioni vengono rifiutate o perché sono brand non seri, ma per qualsiasi motivo. Quindi sappiate che le collaborazioni che voi vedete, sia mie che degli altri youtuber, non mi piace mai parlare per gli altri, ma quando dico qualcosa di positivo penso che sia, insomma, lecito. Sappiate che sono frutto di una scrematura, e le cose che vedete le vedete perché
almeno a me, piacciono onestamente e le uso nella vita quotidiana. Volevo solo fare questa piccola parentesi, è per questo che alla fine oggi volevo filmare un vlog per poter parlare con voi anche di questo. Poi tra una cosa e l'altra mi sono persa un sacco al computer, il video che ho filmato e montato, perché oggi ho fatto due video, due montaggi, quindi è stato un po' difficile. Ho fatto un sacco di cose in casa, però ho fatto anche la lavatrice, ho messo ad asciugare tutto, ho lavato tutti i maglioni che si stanno asciugando, quindi sono molto contenta di aver fatto tutte le faccende di casa, le faccende domestiche che dovevo fare. E però appunto volevo un po' fare una parentesi su questo, perché ogni tanto mi piace parlare, specificare questa cosa, perché so che può passare un messaggio sbagliato, dici ah beh certo la cosa la pubblicizzi, no, ho scelto io di pubblicizzarla, non lo scelgono gli altri per me, non mi vengono imposte le collaborazioni, sono io che le decido, ecco. Quindi questo è quanto, adesso non mi resta che andare a struccarmi e basta, e poi andrò a nanna, forse guarderò un po' di Netflix. Sono un po' indietro con Orange is the New Black e voglio un po' riprendere, perché mi piace un sacco questa serie. Consigliatemi se avete nuove serie da farmi vedere, se pensate che possano piacermi, così fatemi sapere. Bacio grandissimo mia family e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, che sarà il video haul degli acquisti pazzi che ho fatto da Chanel e gli acquisti che ho fatto a Disneyland, quindi preparatevi, bacio.